amici giuristi, cari appassionati di diritto, bentrovati con la bellezza del diritto e in questo caso con i nostri tutorial. Stiamo lavorando, lo ricorderete, sulla solidarietà. Già la parola di per sé è bellissima, no? La troviamo nella Costituzione, nell'articolo 2, ma qui parliamo della solidarietà a livello di diritto civile e quindi di obbligazione solidale. Con più creditori è un debitore, con più debitori è un creditore. Vi ricordo sempre che diciamo più creditori è un debitore o più debitori è un creditore solo per semplificare, perché in realtà potenzialmente la solidarietà, sia attiva che passiva, potrebbe coinvolgere più debitori e più creditori. Diciamo sempre che dobbiamo muovere dalla molecola del diritto, no? E la molecola del diritto qual è? Il rapporto obbligatorio. Il rapporto obbligatorio vede un debitore sotto, conoscete lo schema, un creditore sopra, una bella prestazione che il debitore deve nei confronti del creditore per soddisfare l'interesse del creditore, quell'interesse che non è nient'altro che l'atomo del diritto, proprio perché è incastonato in questa molecola. Quando il marchingegno, diciamo, è un po' più complesso, abbiamo questa prestazione che può essere erogata da un debitore nei confronti di più concreditori solidali o da più debitori nei confronti di un creditore, diciamo unico creditore rispetto ai condebitori solidali. Vi rimando per questo ai famosi schemi, quello sulla solidarietà passiva e quello sulla solidarietà attiva. Siamo giunti a vedere come si bacia, lasciatemelo dire in maniera molto, come dire, romantica, come si bacia, diciamo, la solidarietà, quindi il congegno solidale, l'obbligazione solidale, con il giuramento. Il giuramento, come sapete, è disciplinato sia nel codice civile a livello più o meno sostanziale, a livello di ammissibilità, sia poi a livello rituale nel codice di procedura civile. Che cosa succede quando rispetto ad un'obbligazione solidale scatta un giuramento che viene, vi ricordate, deferito, che può essere a sua volta riferito? Non possiamo soffermarci in questa sede sul giuramento perché il discorso diventerebbe troppo lungo. Ricordiamoci però che un giuramento può essere deferito, può essere da colui che lo ha avuto deferito riferito a chi glielo ha deferito, ma può essere anche ricusato, cioè il soggetto che riceve, diciamo, il deferimento del giuramento potrebbe dire no, non giuro, con effetti di natura processuale, soprattutto ovviamente dal punto di vista probatorio. Quindi dobbiamo cercare di capire come questo congegno si matcha, bacia appunto l'obbligazione solidale. Di questo si occupa l'articolo 1305 del Codice Civile, che vedete ho già sotto a me, e quindi cominciamo a leggerlo. Ci dice l'articolo 1305, che ha un solo comma abbastanza articolato. Il giuramento, 2736 e seguenti nel codice civile, 233 e seguenti nel codice di procedura civile, sul debito, ci precisa il codice, e non sul vincolo solidale, quindi stiamo parlando di un giuramento che riguarda l'intero debito solidale, l'intera obbligazione solidale, che quindi coinvolge il creditore e tutti i condebitori solidali, il debitore e tutti i concreditori solidali. E non, dice il codice civile, sul vincolo solidale, non deve quindi trattarsi di un giuramento che riguarda l'esistenza della solidarietà a connotare questo particolare vincolo obbligatorio. Deve essere un giuramento che tout court riguarda l'intera obbligazione solidale, non il vincolo solidale rispetto a una certa obbligazione. Il giuramento sul debito e non sul vincolo solidale deferito da uno dei debitori in solido, guardate lo schema della solidarietà passiva, per esempio dal debitore 1, naturalmente al creditore, e quindi da uno dei debitori in solido al creditore, o da uno dei creditori in solido al debitore, e guardate qui lo schema sulla relativo alla solidarietà attiva, quindi ad esempio dal creditore 1 nei confronti del debitore, ovvero, ci dice ancora la norma, dal creditore a uno dei debitori in solido, e quindi torniamo sulla solidarietà passiva, in questo caso è il contrario, il creditore che deferisce per esempio al debitore 1, o dal debitore a uno dei creditori in solido,
e quindi qui torniamo sulla solidarietà attiva, e quindi è dal creditore, ovvero abbiamo detto, o dal debitore rispetto a uno dei concreditori insoliti, e quindi dal debitore ad esempio nei confronti del creditore 1, produce, dice la norma, gli effetti seguenti. E quindi qui, una volta inquadrata la situazione, stiamo parlando di questa complessa vicenda, che poi è più complessa a dirsi, come vedete, che a immaginarsi, soprattutto se abbiamo gli schemi, come funziona, cioè che cosa succede, no? Se nello schema della solidarietà passiva il debitore 1 deferisce il giuramento al creditore o il creditore lo deferisce al debitore 1. Oppure nello schema della solidarietà attiva, se il debitore deferisce il giuramento al creditore 1 o il creditore 1 lo deferisce al debitore. Vi anticipo che, a differenza di quanto accade nei rapporti tra solidarietà e transazione, dove occorre che chi se ne possa giovare dichiari di volerne approfittare, quindi il meccanismo non è automatico, nel caso del giuramento il meccanismo previsto dal legislatore è automatico, secondo una regola che poi è tipica delle obbligazioni solidali, cioè si tende fondamentalmente ad estendere agli altri condebitori o con creditori solidali gli effetti favorevoli e a non estendere gli effetti sfavorevoli. Infatti, ci dice l'articolo 1305, il giuramento ricusato dal creditore o dal debitore, ovvero prestato dal condebitore o dal concreditore insolito, giova agli altri condebitori o concreditori. È una vicenda nella quale fondamentalmente l'effetto è favorevole, sia che il giuramento sia prestato, sia che il giuramento sia ricusato. Cioè, andiamo a vedere bene. Il giuramento ricusato dal creditore o dal debitore. Supponiamo che il debitore 1 nella solidarietà passiva deferisca il giuramento al creditore sull'intera obbligazione solidale, e il creditore lo ricusi, cioè dica no, non voglio giurare, no? Questa è la fattispecie, oppure ovvero prestato dal condebitore o dal concreditore insolito, e quindi in questo caso lo presta il debitore 1 nei confronti del creditore o il creditore 1 nella solidarietà attiva rispetto al debitore, nei casi appunto in cui ci sia questa, diciamo, prestazione del giuramento o ricusazione da una parte o dall'altra, tutto questo giova agli altri condebitori o concreditori. In sostanza, tutto quello che viene bene, no? Si estende dal debitore 1 al debitore 2 e dal creditore 1 al creditore 2. Questo effetto favorevole può arrivare sia dalla prestazione di un giuramento, sia dalla ricusazione di un giuramento, a seconda di come si colloca la vicenda. Il giuramento, ci dice ancora la norma concludendo, prestato dal creditore o dal debitore, ovvero ricusato dal debitore o dal concreditore insolito, qui siamo all'aspetto contrario, opposto, nella solidarietà attiva e lo presta il debitore, nella solidarietà passiva lo presta il creditore, o se lo vediamo dalla parte della ricusazione, viene ricusato nella solidarietà passiva da uno dei due debitori, debitore 1 o debitore 2, o ricusato nella solidarietà attiva da uno dei concreditori, nuoce solo a chi lo ha deferito o a colui al quale è stato deferito. In questo caso, rispetto al primo che abbiamo visto prima, l'effetto è sfavorevole e quindi non si estende nella solidarietà passiva dal debitore 1 eventualmente al debitore 2, nella solidarietà attiva dal creditore 1 al creditore 2. Quello che è importante ricordarsi, che poi è il cuore della norma, è che fondamentalmente gli effetti positivi si estendono automaticamente dal debitore 1 al debitore 2 nella solidarietà passiva, dal creditore 1 al creditore 2 nella solidarietà attiva, gli effetti invece sfavorevoli non si estendono tra questi soggetti. Bene, vedete che a volte bisogna spendere qualche parola in più, ma quello che è importante è avere sott'occhio gli schemi, perché attraverso gli schemi quello che il codice civile ci sembra che dica in geroglifico ci diventa invece italiano, giuridichese quanto volete, ma fondamentalmente italiano. Ricordiamoci che il giuramento serve alla prova e che questa prova in qualche modo giova ai compagni di strada soltanto se è favorevole. Se invece l'effetto probatorio è sfavorevole,
tanto che derivi dalla prestazione del giuramento quanto che derivi dalla ricusazione del giuramento a seconda delle posizioni, questa prova inevitabilmente non si estende agli altri, nuoce solo a chi, diciamo, se la becca, come si potrebbe dire semplicemente. Ricordiamoci anche in conclusione che tutto questo discorso non riguarda il congegno della solidarietà, cioè non riguarda il caso in cui si tratti di un giuramento che, data una certa obbligazione, concerne se questa obbligazione sia o non sia solidale, obbligazione plurisoggettiva, ma concerne l'obbligazione in sé, quindi non riguarda il congegno della solidarietà, ma riguarda l'obbligazione solidale nel suo complesso. Tant'è vero che, come avete visto, il concetto è quello di estendere gli effetti favorevoli e di non estendere gli effetti cosiddetti nocivi. Bene, anche per questa volta è tutto, non ci resta che riaggiornarci alla prossima occasione. Io non voglio neanche guardare la norma perché mi pregusto, diciamo, lo studio per poi trasferirvela in questi brevi video. A presto!